Ed eccoci tornati in studio, mi scuso con Giancarlo Bramini, ti avevo interrotto, prego. No, no, niente, abbiamo chiarito a microfoni spenti il problema, si può procedere tranquillamente a questa bellissima serata. Non svegliamo allora, insomma, così ci venite poi a trovare, venite ospiti nei nostri studi, perché durante la pubblicità accade davvero di tutto. Ripartiamo però dalle parole di Vincenzo Montella, perché ha affrontato anche le questioni che riguardano la partita e ha parlato anche ovviamente di più della squadra e non soltanto di Mario Gomez. Sì, oggi la squadra è piaciuta, ha fatto una partita di continuità, concedendo pochissimo all'avversario, regalando tanto. Probabilmente abbiamo regalato di più di quanto gli altri abbiano creato. Anche se a me il Palermo è piaciuto per mentalità, è piaciuto perché è venuto a giocarsi la partita a viso aperto, come quasi mai vediamo a Firenze. E quindi è in quella posizione di classifica non a caso. E per quanto riguarda noi, si è regalato dei gol, qualcosa di opinabile pure c'è, ma la squadra, quello che mi piace di più della squadra è che nel momento di difficoltà massima, dopo il 2-2 arrivato in quel modo, la squadra ha avuto la forza, la lucidità, il carattere, le idee per vincere la partita e rimettere a posto, insomma, a livello di giustizia sportiva sicuramente qualcosa. E quindi io in questa partita vedo molte cose positive piuttosto che cose negative. Riguardo a Pasquale, io sul suo comportamento anche in passato e sul suo valore non ho mai avuto nessun dubbio, e quindi si merita questa giornata. Adesso sta bene fisicamente, non dimentichiamo che è stato 2 mesi fermo, un mese e mezzo più o meno per un brutto infortunio, quindi adesso inizia a stare bene fisicamente, anche se negli ultimi 10 minuti ha giocato più per esperienza che per come dire che fisicamente era un po' stanco. Cosa hai pensato dopo il 2-2? Pensavi che ci potesse essere la beffa oppure... Devo dire la verità, mi faccio sorridere, ho pensato che io non credo molto negli oroscopi, ma sono un po' di settimane che mi dicono che c'ho Saturno contro e io non ci credo, a quel punto ci ho creduto. Fortunatamente continuerò a non crederci. Saturno contro a Vincenzo Montella. Sì. Va bello. Da napoletano dovrebbe anche però, essere un po' diciamo, scaramantico. Il gol, no? Di ieri non era tanto colpa di Saturno entrato nel segno zodiacale di Montella, perché poi insomma la Fiorentina, mamma. Sì, no, poi la Fiorentina, no, in generale Gomez ce l'ha Saturno contro, però lui da una vita. Ma la Fiorentina non può crescere così nel tempo, perché gli errori che commette nella gara, che ha commesso nella gara di ieri e che poi diciamo ha continuato a commettere, di disorganizzazione, di impreparazione, sono clamorosi e imperdonabili allo stesso tempo. Quindi poi a noi ci rimane negli occhi la reazione della squadra, che ha ritrovato subito il vantaggio, il 4-3, divertente, i presenti sono divertiti, in curva ci siamo divertiti. Sì, ma sono arrivati 2 gol in 2 minuti. No, non è possibile, perché la cosa accade costantemente. Quindi c'è qualcosa che non va, quindi non è molto divertente la cosa, perché la Fiorentina da 2-3 anni pratica un calcio divertentissimo, spettacolare e piacevole a vedersi, però poi non è pratica e quindi prende troppi gol in contropiede, gestisce in maniera folle alcune situazioni. Ieri, dopo aver subito in un minuto 2 gol al 25esimo, se vi ricordate, che poi attraverso gli episodi si rilegge tutta la partita, l'atteggiamento della squadra, c'è un calcio di punizione per la Fiorentina nei pressi del limite dell'area, batte Mati Fernandez, parte il contropiede del Palermo e la Fiorentina rischia di prendere il 3-3. È una cosa demenziale, cioè come si può pensare di battere una punizione a favore dal limite dell'area e regalare il pallone agli avversari che partono in contropiede? Meno male a Fiorentina c'è il jolly di Cuadrado dietro, che lo tiene ultimo uomo, ultimo difensore sui calci da fermo, tanto di testa non ne prende uno, le punizioni non le batte, quindi se lo spende in difesa e fa dei recuperi fondamentali. Ma come si possa fare da una squadra che ha subito 2 gol in un minuto, battere una punizione al limite dell'area e regalarla agli avversari? Questo attiene alla preparazione della gara durante la settimana. Comunque scusa, ma ieri mancava la difesa titolare, Sì. Hanno sì. Sempre fatto gli errori, con Pizzarro che manda la palla indietro, però questo ieri una certo, certamente, assolutamente. Ma quante volte battono una punizione, non si intendono nello schema, non si sa che cosa vogliono fare e non solo, oltre uno dice, sai, lo schema non è andato a buon fine. No, partono a razzo gli avversari.
Ma questa è una cosa che, cioè, se la Fiorentina accade troppo frequentemente, bisogna che qualcuno nel rivedere le partite il lunedì dica, ecco, a questa situazione bisogna intervenire immediatamente. Questa che stai dicendo, Cristiano, l'ho notata anch'io, l'ho detta in radiocronaca, perché è inconcepibile, al di là dell'errore che c'è stato, è inconcepibile battere una punizione in orizzontale, passando, era Mati Fernandez, era spostato leggermente sulla sinistra e l'ha crossata per far tirare al volo Pasquale. Ora, tutto bello, però devi creare le condizioni di copertura. E allora, e invece lì la copertura, esatto, in quel momento è rientrato Quadrato, ma non c'era praticamente nessuno, cioè cosa inconcepibile, disorganizzazione che non si può, e quantomeno bisogna cercare di credere di fare una cosa e poi passare la palla a Pasquale, che ha un bel tiro al volo, si poteva farlo, ma no. Ecco, insomma, così veramente a fatta. A proposito male di Pasquale, Severo, comunque una bella prestazione, sì, di Manuel Pasquale. A tuo avviso può questo far cambiare un po' le gerarchie e fare conquistare terreno, sì, insomma, per quanto riguarda poi le prossime formazioni? Ma a mio avviso sì, ma l'ha detto anche Montella. Montella ha detto che quando prima dell'infortunio si giocava a 4 mi piace più Alonso che Pasquale, per cui ha preferito lo spagnolo al capitano. A 3 Pasquale ha caratteristiche migliori di Alonso, quindi si è fermato lì. Siccome ora stiamo giocando a 3, credo che possa recuperare. Poi Alonso deve giocare in ogni modo, per cui è un ragazzo di prospettiva Alonso, però c'è ancora da mangiare diversa biada, eh. Tornando a questioni di campo, abbiamo parlato di Palermo, ma andiamo a parlare anche del Chievo, perché a Verona potremmo vedere in campo, direi a questo punto, Alessandro Diamanti. Vediamo comunque la formazione, inserendo appunto Alino in campo, come potrebbe variare, perché a questo punto Quadrado potrebbe tornare nel suo ruolo quantomeno ideale, no? Più sull'esterno, Cristiano, Saverio, Gaio. Xavi ci gli abbiamo dato un bello sconto, non credo che sarà in campo a Verona. Forse due giornate. No, guardiamo soltanto, abbiamo cambiato soltanto la parte offensiva. Ah, ok. Io non sono così sicuro che Montella si giochi subito fin da Verona la carta. Ricordiamo anche Diamanti, perché Savic, la carta Diamanti. O lo mettessimo. No. E Gomez invece, perché l'avete già segato? Perché? La domanda è quella. Dov'è Gomez? Babacar quando tornerà? Sono tanti i punti interrogativi. Allora, a Verona diciamo che senz'altro rivedremo Gomez in campo, Diamanti in campo e comunque Diamanti in campo, secondo me Diamanti un quarto d'ora alla fine fa giocare a Verona. Quindi fa partire Joaquin, resterà comunque sì, per me sì. Di Gomez al limite fa un quarto d'ora 20 minuti finale, a seconda di chi tra Quadrado e Joaquin è più stanco. E se Joaquin mette Quadrato sulla fascia e Diamanti lì. Però vi voglio dire che mentre venivo qua ho ascoltato le ultime di Sky che darebbero la Fiorentina in corsa per destro. Ora, sì, lo abbiamo anche scambio con Gomez, si diceva. Beh, chiaramente, cioè, questo sarebbe un lavoro di prospettiva. Mentre vera. Io non credo nella formazione che, diciamo, Montella pensi a Quadrado a sinistra, cioè lì avete messo una formazione super offensiva, perché giustamente uno fa il ragionamento, il tema è giusto, dice, entra Diamanti, quando entrerà, se non a Verona, sì, no, quella dopo, se non è a chi, Verona, esce? Comunque. Chi esce? Qualcuno ha anche ipotizzato che Montella potesse, diciamo, non potendo toccare Joaquin, e non potete togliere Quadrado, lo mette a sinistra, però non può giocare così la Fiorentina, non può giocare con Joaquin a destra e Quadrado a sinistra. Rischia anche Quadrado, perché ieri ha fatto gol, però diciamo Cocciatore si è intestardito a trovare la soluzione ai problemi della Fiorentina da solo, troppo spesso, diciamo, non è brillante e decisivo come l'anno passato. E diciamo, nell'ottica delle scelte di Montella, può anche rischiare Quadrado, cioè non è così blasfema la cosa, è difficile, però anche Quadrado rischia il posto se Diamanti dovesse avere un impatto dirompente, o altrimenti cambia schema. Ma allora
bisogna sentire Saverio, è abituato a ragionare di tattiche, diciamo analizzare. Può essere pienamente d'accordo. Ora direi che è giusto sfruttare Joaquin, che è in un grande momento, però calciatori anziani come lui e non abituati a un lavoro, un carico di lavoro importante, poi gli amici dello Scandicci, Bramini in testa, ci sono uomini di campo, cioè non è che durano tantissimo in grande forma, quindi ci sta che lo spagnolo stia facendo un mese, due mesi alla grande, poi come era sparito prima ritorni dietro le quinte, ci sta. Cambiare poi come si fa? La difesa 3 va assolutamente tenuta, perché non hai giocatori se non Richards per fare la difesa 4. Se altro non giocatore gioca Richards, quindi cioè, non lo vedo a 3 non puoi giocare con Richards, perché sennò non lo puoi fare. Allora, difesa 3, che fai? 3-4-3? No, perché non hai gli esterni per fare il centrocampo a 4, se non Cuadrado, ma Cuadrado ti serve davanti, insomma è difficile, però Montella è pagato bene. Ovviamente non è che stiamo proponendo la probabile formazione della prossima settimana. La probabile formazione titolare. La probabile formazione comunque titolare, la formazione tipo nel momento in cui vediamo in campo Alino Diamanti, anche perché insomma non ci impegniamo dal lunedì a fare la formazione poi per il fine. Forse rientrerà Rossi. Quindi nel momento in cui rientrerà Rossi, nel momento in cui tornerà a disposizione a pieno Babacar, come si muoverà Montella? Perché l'altro punto interrogativo è anche questo: mi fermano per le strade i tifosi e mi dicono ma io vorrei vedere in campo Babacar quando è pronto, perché Gomez non ci piace. Allora, nel momento in cui Gomez non riesce a finalizzare, secondo voi Montella, quando comunque Babacar tornerà a disposizione a pieno, proverà a reinserirlo a questo punto? Ma secondo me sì, perché ragazzi si può mica andare, cioè se stai andando su un burrone fino a che il burrone è un chilometro, vabbè forse mi fermo, mezzo chilometro mi fermo, 100 metri mi fermo, quando sono a 2 metri mi fermo, se no vado di sotto. Cioè, no, però se dovesse accadere questa cosa sarebbe... Sarebbe la bocciatura di Gomez. Perché a giugno è finita l'esperienza di Gomez. Tutti questi giocatori è stato preso dalla Fiorentina. Il Mister li voleva o no? No, evidentemente no. Cioè, tipo Diamanti credo che sia il primo che da tanto tempo che ha avuto l'avallo di Montella. Perché sono stati acquisti quegli estivi fatti praticamente tutti l'ultimo giorno di mercato, affidandosi agli intermediari, è rilegato a eccetera. Certamente, futuro, certamente, cioè, però so che abbiamo già parlato prima, l'ha fatto Cristiano, che quando Marin è arrivato il primo a essere sorpreso è stato Montella, è un giocatore che non si aspettava, sì, che però non voleva. Allora voglio dire, l'allenatore non è coinvolto nel mercato della Fiorentina. Lo è stato adesso con Diamanti. Non era coinvolto. Lo è stato adesso con Diamanti. Le ultime sessioni di mercato hanno lasciato tanta confusione ed è uno degli snodi. Mi meraviglio perché logicamente è un po' l'allenatore e lo schema lo farà l'allenatore o lo fanno i direttori sportivi. Non so come mai. Ognuno rivendica la sua area di competenza, no? Quindi teoricamente nella squadra ideale l'allenatore indica le zone del campo che devono essere coperte e il direttore sportivo sceglie, se no altrimenti si limita troppo a discrezionalità del direttore sportivo. Siccome non si è capito fino in fondo o comunque non è stata fatta in condivisione la campagna acquisti di quest'estate, tutti i calciatori, o quasi tutti i calciatori arrivati quest'estate, Montella non li ha mai fatti giocare, non li ha mai concesso, cioè a Marin non concedere una presenza in campionato dal primo minuto, credo che sia un torto che ha fatto Montella, se non al calciatore, almeno a chi l'ha scelto, perché negare la possibilità a un calciatore che diciamo, era nella rosa e ha giocato titolare delle squadre che hanno vinto negli ultimi due anni l'Europa League e comunque ha fatto un trasferimento dal Werder Bremen al Chelsea, ha giocato nel Siviglia. Negargli una presenza in campionato dal primo minuto credo che sia stato vittima. Mettere le schede delle probabili partenze e poi seguire anche i nomi insomma accostati alla Fiorentina. Cioè a un certo momento è stato rispolverato dalla naftalina El Hamdaoui, pur di non mettere, quindi evidentemente c'è stato un cortocircuito, non gioca Marin, non ha giocato Marin, non ha giocato Richard, che percepisce uno stipendio di 2 milioni di euro netti dalla Fiorentina,
non ha giocato Badel, sì, sì. Badel quindi voglio dire ha giocato all'inizio Kurtic, poi anche lui si è perso. Brillante l'ha messo il primo tempo con la Roma, sì, dopo la Roma basta. L'abbiamo perso, l'ho rivisto un panchina appunto ieri, ma quindi. Vado da Guido Barucco, perché insomma fiorentina.it, ma anche collaboratore di Gianluca Di Marzio al sito gianlucadimarzio.com. Mi sai dare, per quanto riguarda insomma il tuo settore, per quanto riguarda il mercato in principal modo, qualche flash su questi giocatori in partenza che ti riproponiamo qua in grafica, se ci sono degli aggiornamenti, delle novità, se ci puoi dire qualche indiscrezione in più? Beh, io credo che sia questo il punto, no? L'abbiamo detto anche Guerini oggi, ha sottolineato che è stato fatto uno sforzo da parte della proprietà, perché in un mercato che doveva essere sostanzialmente di uscita, la prima operazione è stata in entrata ed è stata quella di Diamanti. Credo che il primo nome nella lista è quello di Ilicic. Si sa che la Fiorentina ha già un accordo con il Bologna, restano i dubbi ovviamente legati al giocatore che non vuole scendere in Serie B. Comunque a Firenze il procuratore Ruznic, il procuratore di Ilicic, ma c'è l'accordo con il Bologna, in pratica insomma con Corvino si parla di un accordo di 1 milione subito più 4, 4 e mezzo, massimo 5 a giugno. Sì. E manca però il sì del giocatore, che ovviamente che non finché ha una possibilità di poter giocare in Serie A, c'ha l'interesse del Torino e c'ha quello del Werder Bremen in Germania. È chiaro che le cifre che propone in questo momento il Bologna, le altre due non lo propongono per motivi diversi, e manca l'ok del giocatore che finché la Serie B non è l'unica possibilità davanti non ci va. Poi stavo guardando i nomi di prima, avevo visto il nome di Lazzari, che secondo me in realtà è un nome che difficilmente va via a gennaio, anche perché c'è il discorso della lista UEFA e dei vincoli dei vivai nazionali e dei giocatori italiani, e quindi è un giocatore che in quel senso fa comodo per il Hamdaoui e per Iacovenko. Inserito anche per vetrina la possibilità, insomma, sì, però credo che ormai partire a 6 mesi di fatto dalla scadenza del contratto, qualunque squadra interessata difficilmente vada a sborsare qualcosa, si dovrebbe trovare un accordo sulle buonuscite. Ma questa è tutta gratis, eccetera. Richards non può andare via a gennaio perché ha già giocato con il Manchester City un quarto d'ora in stagione, e quindi la Fiorentina è già il secondo club con cui viene tesserato e non può uscire. Lo stesso discorso vale per Badel, che ha giocato con l'Hamburgo. Per ragazzi, vediamo se ci sono possibilità. Di fatto netto, la Fiorentina spererebbe di liberarsi magari già a gennaio per quantomeno o incassare anche un minimo o fare uno scambio con un giocatore. Marotta ha detto non trattiamo Neto, però quando sì, in realtà così, però il mercato si fa. Passiamo ai nomi di entrata, si è parlato molto della possibilità. Beh, colpi però quest'estate, tutti i calciatori sono tutti nella lista, pagati un sacco di soldi e non li puoi neanche dar via. No. Beh, grandissimi colpi. Cioè te li devi tenere, sì, fino a giugno. Saverio, buono. Volevo farti una domanda in merito a questo sistema di gestione che è nel mercato della Fiorentina, specialmente nei giocatori che sono in svincolo. Come mai non ci si ritrova sempre all'ultimo momento, all'ultimo tuffo, e tutti questi giocatori se ne vanno o litigando con la società oppure in qualche modo accontentandoli, ma sempre o a costo zero o poco più lontano, insomma. Ora sul litigio, questo magari no, però è questione di... Insomma, con Neto credo ci sia un grande amore. Con Neto io vorrei sapere chi è stato il furbo, e non credo, non credo Pradè, perché mi rifiuto di pensare che Daniele Pradè, che è un... potrà sbagliare i giocatori. Un uomo di calcio sa benissimo che a un portiere giovane di prospettiva non si può arrivare a gennaio a proporgli il rinnovo. Cioè, voglio sapere. Io credo ci siano, l'ho anche scritto, mi sembra ieri su Viola News, ho scritto a ciascuno il suo, come il romanzo di Sciascia, puntolini, posto. Qui c'è qualcuno che fa un po' di più del suo, appoggiandosi a altre persone. Se vogliamo facciamo anche nome e cognomi, è il presidente che non fa il presidente, che vuole fare anche il pro direttore sportivo, consigliato da personaggi esterni, i quali fanno il loro interesse, magari fanno anche l'interesse della Fiorentina, ma prima pensano a loro. Allora, se abbiamo un direttore sportivo e un direttore tecnico, facciamoli lavorare insieme all'allenatore. Invece qui probabilmente poi ci sono le ripicche, perché se il giocatore l'ha preso Pinco con l'avallo di Pallino,
ha fatto un torto a Tizio, allora non si può andare avanti così. Non vi posso dire cosa mi ha detto tempo fa Pasquale, ma è una cosa veramente da dire. Però io, non è possibile che succeda una cosa del genere. Ecco, io voglio dire una cosa. C'è confusione. Il microfono, parliamo soltanto con il microfono. Lì non c'è proprio squadra, allora. Non c'è comunicazione fra di loro. Comunicazione. Ci sono troppi compartimenti stagni, non so se risulta anche a voi ragazzi, ma sì, sì, a me sembra. Io voglio dire che Saverio ha raccontato la verità, insomma, che molti sanno e che molti di noi hanno intuito che fosse così, ed è effettivamente una realtà che ha paralizzato la Fiorentina sul mercato. Però quello, e sono d'accordo con la sua visione, però quello che non può, che diciamo non si deve accettare da Pradè, lui dice giustamente, Pradè può fare delle valutazioni sbagliate, ma non può fare non può essere protagonista di una disattenzione, un errore tattico. Però dico io che quello è il rimprovero a Pradè, che siccome lui occupava quel ruolo doveva dissociarsi coraggiosamente in quel momento lì. Altrimenti io attribuisco, siccome è vero quello dice Saverio, che il mercato estivo e che alcune decisioni, il tardare sul rinnovo di Neto non è ascrivibile totalmente alla sfera del direttore tecnico, direttore sportivo, il direttore tecnico e il direttore sportivo doveva alzare la mano, chiamarsi fuori, avere il coraggio di far passare le responsabilità ad altre persone, visto che non sono sue, e pulirsi la coscienza, perché Saverio dirige un sito eccezionale che è una sorta di Ansa Viola. Se lui è il direttore, se lui sospettasse che c'è qualcuno che prende le decisioni per lui, sapendo com'è orgoglioso giustamente, e lui si metterebbe da parte, si dimetterebbe, non è una vergogna. Cioè, quello che racconta Saverio è che Pradè si è annientato nella propria persona, ha accettato di essere, diciamo, dipende anche delle colpe non sue, perché il mercato dell'estate è stato un mercato fallimentare, disastroso, sbagliato. Neto adesso gli è sfuggito e tutti lo spernacchiano, dice l'avete preso il peggio da Neto, dice adesso che vale un po' di soldi, un po' tecnicamente ha un grande valore, ve lo portano gli altri via a costo zero, e ci mette la faccia lui però, le decisioni doveva prendere lui, però... Allora se veniva immobilizzato, se aveva la camicia di forza, doveva dice ma qui mi stanno facendo passare da bischero, ma Neto se ne sta andando via non per colpa mia. Questo io a me non piace lo stare dietro le quinte e aspettare. Adesso pare sia tornato in auge, bene per lui, siamo felici, ma in questo anno di oblio perché non ha scaricato le responsabilità su chi le ha veramente e fa intuire a noi, fa fare dei mezzi discorsi? Perché? Io mi chiedo questo. Ma dai, che dice Saverio, però qui qualcuno era il presidente, da conto il presidente o si dimette. Vabbè, il presidente appunto deve fare il presidente. Certo, ma sono d'accordo. Se il presidente prende decisioni dal direttore sportivo e il direttore sportivo si dimette, io non posso più decidere. Ragazzi, qui Neto lo stiamo perdendo, ma non ci metto la faccia io che sono il direttore sportivo. Mettetecela voi se volete. Questo ora, io non ho detto che è stato Cognigni a non far firmare Neto, però io dico, non è possibile che sia stato Pradè, perché veramente un uomo che è da 20 anni nel calcio, un errore così, non di valutazione del giocatore, ma di valutazione della gestione, non la può fare. Comunque non si scappa da lì, uno sopra lui, perché uno sotto a lui e uno se la fa fare. Sì, no, non l'ho detto perché non lo so, non ne sono certo. Ma suppongo. Torniamo al mercato per quanto riguarda i nomi. Guido, nomi in entrata, diciamo subito che comunque per Rosati è fatta, sì, è un giro portiere di diamanti, ma anche della Fiorentina, non è ancora ufficiale, però insomma è fatta fino a giugno 2016, questo mi risulta. Sì, sono un anno e mezzo di contratto e è arrivato oggi in sede durante la conferenza di diamanti, quindi eravamo tutti in sala stampa, lui è arrivato nell'ombra, è entrato in sede, c'è stato
poco più di tre ore è uscito intorno alle 17:10, 17:15, dal nuovo giocatore della Fiorentina sostanzialmente, mancano gli ultimi cavilli burocratici puramente tecnici, però insomma nei prossimi giorni ci dobbiamo aspettare anche questa ufficialità, che sicuramente non è un nome che rivoluziona la squadra, è un ritorno che va a coprire un posto lasciato vuoto e che è l'ennesimo segnale insomma di una rottura definitiva con Neto, ma al di là dell'aspetto contrattuale anche proprio quello che traspare da questo infortunio che quindi è venuto ci sono fuori. 5-6 portieri nella Fiorentina, sostanzialmente c'è rosa. Tatarusano, Neto, Lezzerini, Lupatelli, sono 5 portieri molto contratto. Sarà contento Diego che ha chiesto di abbassare Montengaggi a Montengaggi, con tutto il rispetto per Rosati. Tra l'altro Lezzerini doveva andare via già in estate, ma Montella è stato il primo a dire di no. Resta, certo, il ragazzo avrebbe voluto andare a giocare, i primi 5 portieri con l'epidemia di infortuni. Facciamo ascoltare anche il parere di Gianluca Luppi, ex Viola, lo abbiamo incontrato in un campo di calcio perché adesso allena in Serie D, ha parlato del momento della Fiorentina e anche dell'arrivo di Diamanti. Gianluca Luppi è allenatore del Mezzolare ma anche ex Viola, allora ne approfittiamo per chiederle mister, intanto un giudizio sulla stagione della Fiorentina, fin qui ci si poteva attendere di più? Sì, ci si aspettava sempre di più dopo l'ottimo campionato dello scorso anno, quest'anno sicuramente l'infortunio di Rossi e la non felice stagione di Gomez ha un po' messo in crisi la squadra, anche se continua a giocare bene perché fanno un ottimo calcio, però gli mancano secondo me il bomber che gli faccia fare il salto di qualità. Con l'arrivo di Diamanti è un giocatore importante, un trascinatore, e speriamo che gli dia entusiasmo per poter finire la stagione in migliore dei modi. Sul caso Neto qual è il suo punto di vista? No, secondo me non doveva uscire questa notizia qua, perché se una volta uscito è giusto che poi il giocatore cambi squadra, ecco, perché sicuramente gli stimoli sono diversi, è stata gestita secondo me troppo frettolosamente. Le chiedo l'ultima cosa, secondo lei la Fiorentina ha le armi per poter puntare al terzo posto? È una bella lotta perché penso che Juve e Roma per adesso hanno detto che sono loro che comandano, poi dietro c'è un nugolo di squadre, Napoli, Fiorentina, ci può essere anche qualche sorpresa che Lazio, che se la giocano, ecco, il terzo posto diventa molto difficile. E ringraziamo Francesco Benvenuti e Fabio Ferri per questo contributo, ma insomma davvero per il lavoro in redazione. Siamo davvero ai minuti finali di questa serata insieme. Io vi chiedo a voi del tavolo, ma anche insomma ai tifosi qua presenti, se il mercato della Fiorentina insomma deve ancora farci vedere qualcosa, se servono dei rinforzi, in che reparto del campo e se davvero può arrivare qualcun altro in questa sessione di mercato. Io spero che non arrivi più nessuno, perché la Fiorentina va bene così, questo giusto perché insomma ieri la Fiorentina ha vinto, a me bisogna lanciare un messaggio di positività. Cerchiamo di criticare per costruire, però dico la Fiorentina ha vinto, a meno 4 alla Champions League, le squadre davanti non sono insuperabili, la Fiorentina deve alleggerirsi, sono rapidissimo, io spero che non arrivi nessun altro e la Fiorentina ceda 5-6 giocatori che ritiene inutili. Mettiamo anche la classifica perché non l'abbiamo vista questa sera, giustamente ce la ricordi Cristiano. Gaia, sì. Guido, Saverio. Veloce flash, sarà un mercato in uscita, me lo auguro perché insomma il tetto ingaggi è sempre più cospicuo, ci sono giocatori appunto che a Firenze non hanno o mai attecchito o non rappresentano il valore aggiunto, quindi Diamanti è stato un grosso investimento, così come ha detto oggi Guerini, non credo che arrivi più nessuno insomma, perché ovviamente bisogna liberare tutte la rosa fuori. A Moena era addirittura 36, quindi anche per il mister Montella non era facile. Sì, completamente, completamente in linea, completamente d'accordo. Insomma, quindi sarà un mercato in uscita. Lo sa anche la Fiorentina, l'ho fatto capire anche Guerini oggi, insomma gran parte del lavoro dovrà essere assolutamente in uscita, anche perché comunque la Serie A quest'anno ci fa vedere che mai come in questa stagione davvero c'è l'opportunità di sbagliare tante partite e comunque essere sempre lì in corsa, certo. Perché a turno sbagliano tutte quelle in corsa per l'Europa e quindi c'è speranza davvero fino a giugno. Anche perché comunque la classifica la vediamo al di là del primo e secondo posto, per il resto è molto corta. Saverio, e poi chiudo. Sì, io vorrei un centrocampista e a proposito di centrocampo faccio gli auguri a Borja Valero, oggi 30 anni, quindi facciamo tutti auguri. Dai, facciamo allora un bel applauso a Borja Valero, io colgo l'occasione per ringraziare
compagni di Barbieri. I tifosi qua presente, so che alcuni con grande piacere mio, insomma, da parte anche della televisione di Teleide ci verranno a trovare anche la prossima settimana. Senz'altro avremo occasione di rivedere anche Viola Club Brandini molto presto. Grazie ovviamente a Cristiano Puccetti, grazie, Gaia buonasera. Simonetti, grazie, Guido Baruffo e Saverio Pestuggia. Grazie a voi di essere stati in nostra compagnia. L'appuntamento è ovviamente per lunedì prossimo alle 21:20 con l'Empoli a Come Azzurro, 21:50 Viola Express. Buonanotte.